Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Shiva in questo nuovo video di Wolfenstein The New Order. Andiamo a continuare da dove avevamo lasciato il nostro protagonista e vediamo di fare anche il minigioco, così dai un vecchio ritorno al passato con uno dei primi Wolfenstein. Vediamo come si presenta e dove riusciamo ad arrivare senza fare una pessima figura. William, mi serve una mano. Vieni sì. Qui per un secondo. Ancora. Ho degli indizi interessanti. Questa pergamena descrive come creare una sorta di supercemento. È questo che i nazisti hanno usato per creare tutte quelle loro mostruosità? Sì, tutte, anche questo luogo. È l'unico cemento che utilizzano. Ecco come hanno creato così in fretta queste città. Me l'hai già detto questa cosa. Ora che sappiamo da dove proviene, mi servirà un campione da studiare. Puoi cercare un pezzo di cemento esposto che abbia segni evidenti della muffa. Dovrebbe essere abbastanza poroso da tagliare il campione. Tutto ciò che vuoi. Inoltre, c'era un elenco criptato di membri del Das Icad durante la guerra in Polonia. Devo confrontarlo con i registri ufficiali tedeschi dei cittadini ebrei durante il periodo tra il 1939 e il 45. Guarda se i registri sono nella stanza degli archivi. Vado subito a vedere. E c'è un'ultima cosa. È importante. Cosa? Era importante. Questo è tutto. Ora puoi andare. Sì, va bene. Ok, vediamo se c'è qualcosa. Qui solite cose, è vero, io le ho già viste tutte. Questa è la camera del cantante, del musicista, cioè... Oh, ancora? Bene, bene. Perfetto, ottimo. Oh, mi piace. Va bene, questo poi lo faremo. Voglio vedere se c'è qualcos'altro di importante. Non mi sembra. Qui hai un soldatino. Tengono la porta degli archivi, come dire, chiusa in effetti. Credo che Wyatt abbia le chiavi. Va bene. Io andrei a fare quel minigioco. E vediamo come va. Qua. No, ho fatto una figuraccia, non era qua. Era un letto, mi ricordo bene. Non ricordo quale, effettivamente, fosse il letto. Forse è di sopra. Vediamo un po'. Vediamo se questo è il gabinetto. Qui i coltelli come al solito. E vediamo se è qua. È qua. Qui c'è qualcosa. Non c'è nulla. E sì, è qua. Vediamo, iniziare il minigioco e vediamo dove arriviamo. Scusate. Perfetto, ottimo, bella la grafica, cioè è tutto quanto... guardate, bellissimo, è meraviglioso. Ok, qua la pistola è proprio in grafica del gioco di adesso e il resto è tutto grafica del gioco di una volta. No, questa non lo sapevo. Chi è che mi spara? Accidenti, accidentaccio. Quante pistolate devo darti per riuscire a ammazzarti? Va bene, prendiamo medikit come se non ci fosse un rispetto per nessuno. Ok, va bene, cercherò di giocare un po' meglio perché non pensavo che la pistola facesse così poco danno. Questo è un medikit che userò dopo. Vediamo un po' cosa c'è di bello. Non c'è nulla. Perfetto. Cos'è questo? Un altro medikit? No, non mi interessi. Non capisco perché mi abbia dati così tanti. Guarda quanti colpi mi tocca dargli per riuscire a ammazzarlo. Meno male che i proiettili li trovo. Ma non sono tanti perché sono 10. Cioè, nonostante lo prenda in testa non riesco a fargli tutto il male che vorrei. È molto strano che la pistola faccia in testa faccia così poco danno.
Però allora, distanze ne abbiamo due. Io sicuramente sceglierò questa e sicuramente sbaglierò perché sarà quella più lunga, infatti, come ho detto. E tu? Sì, ma non è possibile che... Cioè, a questo punto li sparo normalmente, perché in testa non riesco a fare il danno che si fa normalmente. Non vedo nessuno, spero che non ci sia veramente nessuno. Questo si romperà? No, non si rompe, è decorativo. Il mangiare del cane è 4. Troppo buono, andiamo a vedere se riusciamo a ammazzare un po' più di gente e prendere un po' di energia perché sono messo male. Tornerò indietro a prendere quella rimasta. Meno male che le porte rimangono aperte, così so dove sono andato e dove devo andare. Allora, ritorno un attimo indietro a prendere quel medikit, quei medikit che sono due. Non è qui. Uno è qua da 10 e l'altro è da 20. Adesso capisco perché ne ha messi così tanti. Il motivo era chiaro. Ok, sono 80. Ho due porte da poter, diciamo, esplorare. Una qua e l'altra là. Da là. Ok, vediamo un po'. Oh, porca, mi sei fatto prendere un cavolo di colpo. Non mi dire che è stato lui a spararti. Ok. Oh, eccolo qui. Qui cosa c'è? Non c'è niente, è solo decorativo. Ho un po' di medikit, non fanno mai male. Questi si possono rompere? Non penso, non credo. E c'è dell'acqua per terra. Questo è un medikit che prenderò senza nessun rispetto dopo. Direi che qui abbiamo esplorato a sufficienza. Andiamo nell'altra porta che ci rimane. E vediamo di non fare una figuraccia pessima. Eccolo qui. Lì, è incredibile. No, aspetta, aspetta, aspetta. Ma quanto mi toglie? Porca miseria, mi toglie tanto. C'è qualcosa, c'è qualcuno? Questo è un segreto o qualcosa? Non ricordo se ci sono segreti. Ecco, qualcosa c'era. Prima voglio prendere qualcosina qui che mi servono come il pane. Non so che tipo di segreto ci sia. È una stanza con tante belle cose e questo mi servirà tutto. E bene, 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 finalmente possiamo cambiare arma e sperando che questa faccia un po' di più. Non ho tanti proiettili, non so dove trovarne altri, ma intanto faremo quello che possiamo. No, in testa non gli faccio niente, però almeno fa più danno dell'altro. Ok, lui continua a prendermi e farmi veramente tanto male, non so come faccia a farmi così tanto male. Ok, non c'è più niente. C'è una porta a destra e una a sinistra. Vediamo cosa ci aspetta. Ok, preso. Bene, medikit mi servono senza meno, armatura mi serve senza meno. Questo è proiettili e proiettili. Un altro medikit, ok, meno male che ci sei te. Qui c'è un'altra porta, vediamo un po'. Non c'è nulla, non c'è nulla. Tocca far così, se no mi fa fuori senza nessun rispetto. Non c'è niente qui, vero? Non c'è nulla. Ancora 80 di vita. Oh, mamma mia, mi sono fatto prendere un colpo. No, 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 no. Porca miseria. Accidenti, accidenti. È un bel problema. È un bel problema. Sono pieno. Dimmi che ho qualcosa qui perché sennò sono ridotto male. Fanno tanto male, fanno veramente tanto male e gliene faccio veramente poco. Non ci sono gli headshot purtroppo, forse era un problema dei giochi dell'epoca, penso che abbiano riprodotto anche questo fedelmente.
No, no, foglia. Aspetta, rilassati. Stai arrivando. Cavolo. Ho solo 20 colpi, non so come potrò fare. No, rilassati. Ok. Ho 14 colpi, spero bastino. Accidenti. C'è più nessuno, vero? È un bel problema. I vasi non si rompono. Ho due porte. Se mi dai un po' di medikit, te ne sarei profondamente grato. Mamma mia. Ok. Lo so, hai ragione, ma non so come aiutarti. È un problema perché sono forti. Ho due porte. Sicuramente uno che ce n'è anche qua. Dimmi che c'è un segreto o qualcosa. Un medikit. Ottimo, medikit. Qui non c'è nulla. Spero di trovare qualcosa qui. Un'altra porta. Andiamo qua. Un'altra porta. È un labirinto, mi sto perdendo. Io ho una propensione proprio vitale per perdermi. No. Era normale. Purtroppo è andata male. Ci riproveremo più avanti sicuramente, sperando di avere qualche cosa in più, perché qui dice che fa vedere che si mette dietro. Boh, forse ci sarà qualcosa che mi è sfuggito. Va bene, lo vedremo. Mi dispiace purtroppo non essere riuscito a finirlo. Ci riproveremo, purtroppo capita. Va bene, sono arrivato abbastanza avanti. Non troppo, ma abbastanza. Qui non c'è niente. Qui c'è il gabinetto. Ritorniamo dai nostri amici e andiamo a prendere quello che ci serve. Dunque, lì serviva la chiave. Qui non penso ci sia niente. Chiave. Qua. Andiamo. Wyatt, mi servono le chiavi degli archivi. Le hai tu? Sì, credo di sì. Perfetto, dannatamente perfetto. Cosa sono quelle? Piastrine. Tenente colonnello Fergus Reed della Royal Air Force. Ah, me lo ricordo. Recuperate dal suo cadavere. Portarle alla RAF, ma non è rimasta alcuna RAF. Era il miglior pilota e un grande soldato. Sono tagliato per questo. Tagliato per cosa? Questo. Tutto. Avevo 18 anni e all'improvviso la guerra era persa. Tutto il bene del mondo era morto. In qualche modo toccava a me raccogliere i cocci e tenere insieme la resistenza. Affrontare tutto il dannato impero nazista. Crede che fossi pronto per una simile responsabilità. La mia ignoranza ha ucciso non so quante brave persone. Ricorda il soldato Prendergast? Sa, quel tizio poteva sopravvivere a tutto. Era coriaceo. Ma io l'ho ucciso. L'ho mandato in missione. Non è mai tornato. Non sapevo cosa fare. Il tenente colonnello Fergus Reed. Lui avrebbe saputo cosa fare. Avrebbe potuto salvarli tutti. Ho sbagliato. Ha fatto una scelta stupida! Oh sì, lo ha fatto! Ha lasciato un ragazzo a fare il lavoro di un uomo! Quel giorno sarei dovuto morire io su quel tavolo, capitano! Non Fergus Reed! Non sono più un bambino. So riconoscere gli errori. Ecco. Ora mi lasci solo, capito? Brutta storia. Va bene, dai, andiamo avanti. Adesso che abbiamo la chiave, dovremmo usarla. Vediamo se basta. Gli archivi. Gli archivi erano di sotto, che mi aveva detto che... qui. Bene, vediamo cosa poter fare. Questo, perfetto. Mi manca soltanto una cosa. Qui c'era qualcosa di nascosto. Di solito c'è sempre qualcosa in agguato in questi giochi. Vorrei trovare qualcosa, ma non vedo niente. Va bene. Tu non mi fai parlare. Andremo da Ania. Trovato un campione di cemento. Ok. Credo ci sia della muffa dove tengono il velivolo. Sì. Il velivolo dove lo tengono. Mi è passato di mente dove poter trovarlo questo velivolo. Allora, c'è una discesa per entrare in questo posto dove c'è il velivolo. Non ricordo più quale sia. Devo cercarcola qui.
Perfetto, vediamo se c'è qualcosa di buono. Vediamo. Non mi fai usare il coltello perché non ce l'ho. Va bene. Ok. Qui non mi fa usare niente, quindi presumo sia una safe zone. Velivolo qui. Vediamo se c'è. Scusa? Kein einziges Kabel, alles ist glatt. Oh, ecco qua. Sega. Ma sei un terremoto, sei. E la sega me l'hai presa. Tutto bene, sotto. Ma insomma. Una bella caduta, pezzo grosso. Già. Ora sei nel sistema fognario. Se ti guardi intorno troverai il modo di tornare qui, ya? Ma una corda, qualcosa, io lo salgo, non è tanto alto, guarda, basta saltare. Va bene, io non ho molto. Mi piacerebbe fare qualcosa, ma sono molto limitato. Ha salvato. Non so se essere felice o no. Questo è un potenziamento. Mi ricordo che lo è. Non me lo fa prendere. Devo fare il giro. È un potenziamento importante. Scusate, ma questa non la voglio proprio mancare. Perfetto. Preso, l'ho distrutto. Vediamo se c'è qualcos'altro che possa fare di bello per riuscire a passare. Qui si passa, va bene. Vediamo se c'è qualcos'altro, non c'è nulla, ok. Andiamo pure. Qui si può aprire qualcosa. Si può aprire qualcosa. Non si può aprire niente. Questo è già aperto. Andiamo pure avanti. Tutto questo sistema di gallerie abbandonato. Parecchio, ho visto qualcosa. C'è 100 perché l'ho fatta prima. I medikit sono a posto e qui c'è qualcosa. Perfetto, trovato. Adesso andiamo a vedere se quindi ci posso tornare, dicevo, appunto. Va bene, aspettiamo di andare lì. Fammi vedere. Ah, ecco il potenziamento, dicevo. Cosa fa adesso? Potenzialmente non mi dice nulla. Vediamo se mi dice qualcosa qui. Il laser è stato potenziato in un modulo refrigerante che altera i raggi in modo che rimbalzino sulle superfici e continuino. Ah, interessante, interessante. Molto interessante, benissimo. Andiamo avanti e vediamo cosa riusciamo a fare. Perfetto, e tac. Perfetto, è andata. Bene, non ho usato neanche tanto. Carburante, proiettile, non so come chiamarli. Vediamo se c'è qualcosa qui. Non c'è nulla, andiamo avanti. Questo è morto in qualche modo. Oh, il fucile a pompa. Questo è di mio gradimento. Allora, le strade sono due. Sì, sì. Mi tocca sparare senza prendere la mira. Ecco qua. Ma ce ne sono tante, io non ho tutti questi proiettili. Bisogna che cambi. No! È una doppietta! Accidenti! Vabbè. Bene. È andata bene. Sì, dai, sono al 100%. Ho perso un po' di scudo, ma ce n'era qua? Non ricordo più, l'avevo trovato? L'avevo perso. Va bene. Era in un punto dove non posso ritornarci. Andremo qua. Non ho la possibilità di ricaricare questo bel gioiellino. Perché ho visto qualcosa. Medikit. Vediamo un po'. Questo è per passare di là. Non c'è nulla, vero? Non c'è nulla. Di qua non c'è nulla. Medikit. Vediamo un po'. Ops, ops, ops. Bene. Gli ho sparato due colpi, non gli ho fatto nulla. Porca miseria. Sì, ma tu sei cattivo. Oh, finalmente. Dove sei? Ah, si sono uccisi con le esplosioni. Bene, qui c'è qualcosa. Sicuramente devo ritornare. Ho ripreso il medico, mi sono sbagliato. Allora, cosa c'è qui? Qui niente, qui si chiude, chiusa.
Perché mi hai fatto venire qui? Ci sarà un motivo, voglio capirlo bene, perché se no non serve a nulla. Forse ci dovrò tornare dopo, forse devo prendere il medikit, non lo so. Qui non c'è nient'altro. Va bene, grazie del medikit, andiamo pure. Volevo tornare un attimo indietro per vedere se avevo lasciato qualcosa, perché non si sa mai. Niente, qui ho ammazzato quelli lì e nulla. Qui sicuramente c'è modo di prendere il medikit. Ecco qua, però non lo prendo perché non ha senso prenderlo. Va bene, andiamo avanti. Non mi hanno lasciato nulla e mi dispiace tanto. Vediamo se qui c'è qualcosa di buono. Qui non c'è sotto, non vedo niente. Qui si sale, lì non penso che di, a meno che lui mi permette di andare. Il problema è che se io scendo non salgo più. E se devo morire? Questo lo farò off camera per vedere, perché è inutile che mi ammazzo per rifare tutto quanto da capo. Magari faccio il livello e poi ci provo, perché se mi fa andare non lo so, bisogna provare. Va bene, sto salendo, questa è una cosa buona. Vediamo cosa ci aspetta. Un casino, presuppongo, presumo che sia così la cosa. Va bene, adesso mi troverò sicuramente qualcuno. Meglio caricare. Qui non si va, non si va. Ok, io vorrei caricare la mia armina bella carina, ma non posso farlo ancora. Vediamo se qua ho la possibilità. Cosa c'è? Oh, siamo arrivati, a quanto pare. Va bene. Eccoci qua. Bentornato, capitano Vlaskovic. Ti come grazie. Va, cowboy? Grazie. Ok, proviamo a farlo. Benissimo. E vai. Che diavolo stai combinando? Progetto scientifico. Stai spaventando Max. Oh. Scusa, amico. Non sapevo che avrebbe reagito così. È suo figlio? No. Beh, quasi. Non lo so. È suo figlio o no? Un tempo Klaus aveva un figlio, nato durante la guerra. Un miracolo, l'ha definito. Volevano un figlio da anni. Lui e sua moglie. Sarebbe un ottimo padre per un nazista. Il bambino nacque con un piede equino. Klaus sapeva cosa questo comportasse. Pregò i medici di non informare le autorità. La polizia segreta arrivò per portare via il bambino. Klaus e sua moglie cercarono di fermarli. Sua moglie morì con un proiettile in testa. Il figlio anche. Klaus non riuscì a proteggerli. In colpa a se stesso? Credo di sì. E non perdonerà mai i nazisti. Eddie. Bene. Andata. Andata. Potrei passare da Max, vedere se sta bene. Qui volevo esplorare, perché mi ricordo molto vagamente che c'erano dei giocattoli. Oh, cosa vedo qui? No, mi sono sbagliato, scusate. Forse mi ricordo male. In effetti eccolo qui. Giocattolo perduto. Beh, ti ho trovato. Già. Ne dovrei cercare un altro. Tre mi sembra, però sinceramente non so dove possano essere. Sto cercando velocemente per non annoiarvi, ma lo troverò off camera. Va bene, dai, andiamo pure a vedere di far qualcosa. Dunque, saliamo. Eccoci qua. Mi ricordo sempre molto vagamente che comunque ci fosse, ecco, un qui il secondo giocattolo gioco. Perso. Il terzo era nascosto da qualche parte, però sarà veramente dura trovarlo, perché io sono veramente smemorato e non mi ricordo mai le cose. Bel gioco. A me bastava una pigna e una scatola di fiammiferi. Ah, sei te? Ciao. Oh, cosa appartieni, ho trovato? Ti riporto a casa. Bene, io non ricordavo sto posto benissimo. Mi ricordavo che era nascosto, ma... Bene, possiamo andare da Max, che è al piano di sopra. È al piano di sopra. Dopo ci salutiamo e dato andiamo a Max. Eccolo qui. Ci ti togli gentilmente. Sì, cowboy, ok. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua, ed ecco qua, benissimo. Americanische Trottel. Max. Perfetto. Sogni d'oro, Max. Eh, di...
troppo così. Bene, abbiamo fatto questa secondaria. Bene, dai. Andrei dalla signorina e poi ci salutiamo. Signorina, mi scusi. Dov'è? Eccola qui. Salve signora, salve. Non c'è niente vero di particolare che vi fa fare? Non mi fa fare nulla? Ok, andiamo pure da lei. Ciao. Grazie William. Dammi del tempo per analizzarlo. Credo di aver trovato qualcosa. Bene. Ha trovato quello che cercava negli archivi? Sì. Qualcosa. Überconcrete. Il materiale da costruzione utilizzato dal Reich si basa su una tecnologia dei Dasikad, è quasi perfetto. Ma si deteriora nel tempo, sviluppando la muffa. Qualcuno sta manomettendo la miscela, qualcuno che ne conosce i segreti. L'ho analizzato e ho trovato tracce di un calcare che esiste soltanto in Croazia settentrionale. Ora, guardate qui. Si chiama Seth Roth. Appare 3 volte nei documenti dei Dasikad. Secondo i registri ufficiali è stato imprigionato a Watts nel 1941 e mandato in un campo di lavori forzati a Bellica, nel nord della Croazia. Qui le cose si fanno interessanti. Il campo di lavoro estrae calcare da una cava per la produzione dell'uberconcrete. Credo proprio che in questo luogo troveremo Seth Roth. Bene. L'unico sopravvissuto dei Dasikad. Il problema è che ci sono molte incognite. Parliamo di un anziano. Potrebbe essere già morto. Non possiamo assaltare un luogo come quello e sperare di trovarlo prima che arrivi tutto l'esercito nazista. Quindi qual è il piano? Qualcuno deve andare laggiù e trovarlo. Chi sarà quel qualcuno? Qualche volontario? Pronto per lavorare, Blazkowicz? Non ho molta scelta. Non mi hai dato tempo di parlarne. È presuntuoso. Non si può essere pronti a una cosa simile. Beh, chi c'è? Quello del treno. Povero bambino. Se mi fai salvare, ci salutiamo. Evigo! Zaubande! Frau Engel, was mit dem hier? Zu massiv. Der frisst uns die Haare vom Kopf. Nee, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Das sieht wie ein Schwerbeiter aus. Bitte, Frau Engel. Na gut. Wolfgang, der hier. Jawohl, Lagerkommandant. Durch die Tür, Sausack! Va bene. Ha salvato. Bene ragazzi, direi che per questo video è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video con Wolfenstein The New Order e vediamo come poterci districare in questa prigione. Vediamo come poter trovare questo Dasikad, mi sembra che si chiami. No, è Dasikad a cosa appartiene. Non lo so, vedrò di fare qualcosa. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Shiva. Ciao ragazzi.